Allora, mister Beppe Cardone, prima di questa partita, Parma e Federazione Sammarinese condividevano la stessa posizione di classifica, gli stessi punti, ora ce ne sono tre in più, tre come i gol del tabellino finale. Il tuo commento a questa gara, alle prestazioni dei tuoi ragazzi? Guarda, secondo me abbiamo giocato partite migliori. Il risultato di oggi, almeno nelle dimensioni, non corrisponde a quello che si è visto sul campo. Bisogna essere onesti. Per quanto riguarda il ragionamento fatto all'inizio della classifica, sì, è una cosa che può far piacere, però sinceramente l'obiettivo mio e l'obiettivo della società è quello di poterli far crescere. E credo che loro debbano crescere, soprattutto come continuità di rendimento. Rispetto alla prestazione che è stata fatta domenica a Bassano del Grappa, oggi è stato fatto un piccolo passo indietro. Ok, va bene, abbiamo vinto, siamo contenti, però dobbiamo lavorare. Sappiamo che probabilmente questo può essere un nostro tallone d'Achille, un po' per l'età, un po' probabilmente per caratteristiche. Dobbiamo lavorare, ma siamo qua per questo. Beh, insomma, l'importante appunto è riuscire a trovare la continuità ed è anche insomma, interessante vedere che l'allenatore alla fine di una partita di questo tipo non è contento e soddisfatto, ma anzi ravvisa i punti di crescita. Questo soprattutto in queste fasce d'età, ma mi viene da dire anche in altre. È Bah, un... io, così come non mi piace dire che le sconfitte aiutano a crescere, cioè sono cose che non mi piacciono, non mi piace mai perdere. Oggi ti posso dire che probabilmente la vittoria Sì, è in assoluto rabbia. potrebbe essere meritata, però è un po' troppo larga. E questo non voglio che passi il messaggio ai ragazzi che hanno fatto una gran partita, perché non hanno fatto una gran partita. Bisogna essere sinceri, non è così. La loro crescita passa anche attraverso la consapevolezza di cosa fanno. Quindi essere consapevoli di cosa offrono sul campo è già un passo per la loro crescita. Io mi auguro che loro piano piano, con l'andare degli anni, dei mesi, non degli anni, ma dei mesi nei quali lavoreremo insieme, potranno crescere anche sotto questo aspetto. Credo che è una squadra che ha delle potenzialità importanti, cosa molto bella che comunque tanti ragazzi sono del territorio, quindi il territorio offre dei ragazzi validi. Bisogna saper scegliere, quindi complimento va alla società che li ha scelti e un complimento va detto alle società di appartenenza precedenti, vuol dire che si è lavorato bene. Adesso il compito nostro, mio allenatore, è quello di farli crescere per vedere se qualcuno di loro potrà fare qualcosa. Immagino che all'interno dello spogliatoio tu abbia detto le stesse cose che ci hai detto a noi. A proposito appunto di questo percorso di crescita, quanto viene recepito da questi ragazzi? Perché potrebbe essere quasi naturale dire, ma come siamo e Ma invece. l'ho fatto nelle premesse io, quando sono stato in spogliatoio, come sempre, al di là che a me non piace moltissimo parlare dopo le partite perché ci sono sempre anche già nei ragazzi delle tensioni particolari, quindi però io come mia abitudine un minutino me lo dedicano, sia che si vinca che si perda, un minutino vorrei che loro me lo dedicassero, io semplicemente ho ribadito quello che ho detto, non ci sono segreti, ho detto che ok, la cosa buona è il risultato e fa piacere. Però non ci dobbiamo illudere di aver fatto una grande prestazione perché non l'abbiamo fatta. Probabilmente per alcune cose le abbiamo fatte anche bene, quindi la capacità di soffrire, però secondo me abbiamo le qualità, soprattutto quando entriamo in possesso di palla, di fare cose diverse, ma fosse altro che l'abbiamo già dimostrato e quindi vuol dire che noi ce le abbiamo nelle corde, dobbiamo soltanto tirarlo fuori. Così come abbiamo dimostrato a volte di fare dei passaggi a vuoto clamorosi, e quindi sappiamo che siamo sia uno che l'altro. È chiaro che l'allenatore preferisce la prima situazione, però è normale che anche a questa età possano capitare le giornate no. Io credo che martedì, quando riprenderemo, sono ragazzi che lavorano bene, hanno un modo di lavorare bene, di parlare. Poi dopo la parte seria, dove io sono uno che ama scherzare, quindi con i ragazzi scherzo, ci faccio anche qualche battuta simpatica. Adesso l'importante è che a casa si riposino, poi ci vedremo martedì e vediamo di ricominciare. Grazie Beppe, Grazie a te. grazie.